Buongiorno, buongiorno. L'angolo del difensore civico regionale, venerdì 14 maggio, ore 12, in diretta. Questo consueto format di comunicazione istituzionale, nel quale appunto informiamo i cittadini sui servizi offerti gratuitamente dall'Ufficio della Difesa Civica Regionale, organismo del Consiglio regionale della Toscana, uno degli organismi di garanzia insieme ad altri, che è a servizio della cittadinanza, dei cittadini che hanno problemi con la pubblica amministrazione, dai rapporti con gli enti locali al diritto di accesso agli atti, a tutto il tema delle bollette, luce, acqua, gas, tutti i contenziosi o le questioni che i cittadini chiedono di approfondire nel loro rapporto con la pubblica amministrazione e con le società che erogano pubblici servizi, possono essere inoltrati, attenzionati, approfonditi dagli uffici della Difesa Civica Regionale. Un organismo appunto che ha una serie di funzionari, ciascuno esperto in un segmento, la sanità. La sanità è un settore ovviamente che attenzioniamo, è nelle competenze dell'ufficio e insieme al funzionario dottor Vittorio Gasparrini molti cittadini inoltrano delle istanze su problemi di per esempio l'esenzione dei ticket sanitari oppure il problema delle liste di attesa nei percorsi assistenziali ordinari che hanno avuto dei ritardi nel momento dell'emergenza pandemica, tutto il tema delle prenotazioni dei vaccini, molti temi. Ne parliamo adesso con il dottor Vittorio Gasparrini che è in collegamento Skype. Buongiorno. La sentiamo, Gasparrini? Ancora per l'ospitalità. Bene. Raccontiamo un po' le ultime casistiche degli ultimi 10 giorni che sono arrivati all'ufficio. Sì, intanto dobbiamo esprimere la nostra soddisfazione perché anche su sollecitazione del nostro ufficio è cambiato il portale di prenotazione dei vaccini. Cosa succedeva prima? Io mettevo dentro i miei dati, come sa bene anche il dottor Vannini, che abbiamo a volte fatto queste prenotazioni per delle persone che conoscevamo, mettevo dentro i miei dati, nome, cognome, eccetera, e spariva tutto. Delle persone che hanno chiamato l'ufficio e hanno Certo. chiesto l'assistenza telefonica, conoscevamo nel senso perché ci hanno Sì, telefonato, perché se conoscevamo nel no, senso no. che sia per esperienza diretta sia per il fatto che molte persone ci hanno chiamato dandoci segnalazione. Il problema era che nel precedente sistema, al di là dei problemi informatici dovuti al sovraffollamento da click day che ormai questa pandemia ci ha abituato a sopportare, diciamo, avevamo anche il problema che tutte le volte dovevamo rimettere i dati da capo. Con questo nuovo portale invece le cose funzionano molto meglio, nel senso che ci sono ancora dei problemi di tempi di attesa ed altro, però appunto i dati sono salvati, per cui facendo refresh io posso proseguire. E questo sembra una sciocchezza, ma è molto importante. Poi abbiamo appunto le problematiche ordinarie, stiamo ripartendo, fra l'altro il modello toscano è stato oggetto di discussione anche nell'ultimo coordinamento che c'è stato il 12, alcuni nuovi difensori civici si sono dimostrati interessati al nostro modello anche per quanto attiene l'accertamento dei casi di presunta responsabilità Ecco, professionale. attenzione, parliamo, perché lei ha parlato ora del portale delle prenotazioni, poi ha detto il Sì. modello toscano, stop, cioè non il modello Il toscano, modello di difesa allora civica toscana, l'organizzazione di alcune l'organizzazione con cui la difesa tutele dei civica della Toscana. cittadini che svolge l'ufficio regionale della difesa civica sono state oggetto di interessamento del coordinamento dei difensori civici delle altre regioni italiane che la Toscana, l'ufficio difesa civica, effettua sul tema della responsabilità professionale in ambito medico, cioè i cittadini che ritengono di essere stati curati non in maniera giusta o come è previsto da meccanismi di tutela e di intervento degli interventi chirurgici, chiedono un approfondimento per capire se c'è stata una responsabilità professionale del chirurgo. Ecco, questa è Certo. un'attività che svolge l'ufficio della Difesa Civica Toscana rispetto ad altri uffici regionali della Difesa Civica per capire se un intervento chirurgico o da grande o piccolo, è stato svolto regolarmente. In quel caso il cittadino, dopo una prenotazione
prima fase di confronto con l'azienda universitaria ospedaliera o l'azienda sanitaria locale che ha fatto l'intervento, può chiedere un approfondimento. Ecco, noi lo facciamo dal 1900. Diciamo, abbiamo cominciato a regime nel 91-92. Quindi già dal secolo scorso, ecco. Sì. Lo hanno, perché appunto l'Ufficio della Difesa Civica Regionale esiste dalla metà degli anni 70 e sì, nel 91 nemmeno il dottor Gasparrini, che ha una grande esperienza amministrativa, c'era dal 95-96, giusto? Dal 93-94-95. Che cosa è questa responsabilità professionale? Diciamolo agli ascoltatori, se qualcheduno ne avesse, speriamo di no, necessità. È la presunzione di essere stati operati male, spesso purtroppo insinuata da un altro medico, nel senso che, come dice la lettera di San Paolo ai Cretesi, una lettera di San Paolo famosa, e tutti i cretesi sono bugiardi perché me l'ha detto un cretese. Ecco, cioè, spesso purtroppo l'insinuazione della responsabilità professionale viene insinuata dall'utente, da un altro medico a cui va col senno di poi, o magari lui capisce così. Quindi poi ci sono dei normali, purtroppo, complicazioni degli interventi chirurgici. A volte l'utente fa confusione fra il fatto che ci sia stata una complicazione e il fatto che ci sia stato uno sbaglio, o comunque una complicazione a cui non può rassegnarsi. Diciamo, interpreta che è stato curato male, per cui noi facciamo un primo accertamento precontenzioso, cioè senza andare a chiedere il risarcimento dei danni, prendiamo tutta la documentazione clinica, ma soprattutto quella che è la differenza del difensore civico rispetto anche a un'azione risarcitoria normale è che chiediamo chiarimenti all'azienda. Chiediamo all'azienda di spiegarci le criticità così come l'ha vissute il cittadino e l'utente, oppure il parente se purtroppo c'è stato un decesso, soprattutto in questo periodo, per esempio, in cui con il Covid la comunicazione fra ospedale e parenti non era così facile, perché normalmente io vado a trovare al famoso passo un parente, mi informo di come va, e nel periodo Covid gli ospedali erano chiusi, ci si parlava male con i cellulari, con le videochiamate, ma non sempre una persona di una certa età era in grado di gestire una videochiamata, per cui diciamo che a fronte di questa mancanza di comunicazione ci può essere la sensazione che c'è stato qualche errore tecnico-professionale. Altre casistiche della settimana, ho visto recentemente, sono andati sui media anche la continua segnalazione, la protesta dell'ospedale di Volterra senza la rianimazione, sì, ma ne abbiamo già parlato anche in una precedente trasmissione. A noi hanno scritto, noi abbiamo scritto sovente, sì, e continuamente. Perché ieri l'altro mi hanno chiamato il comitato, che era nuovamente incatenato davanti al Consiglio regionale. Tra l'altro non si spiegava il paradosso per cui la rianimazione non deve essere una guerra fra città, ma insomma a Castelnuovo Garfagnana l'azienda sanitaria ha ritenuto di aprire una rianimazione in collaborazione con una struttura specialistica per la cardiologia, la Fondazione Monasterio, che è una struttura pubblica della regione toscana, a Volterra, dove esiste una struttura seppur privata specializzata nella riabilitazione cardio-respiratoria, invece non si ritiene di dover aprire, e forse la strada che va a Castelnuovo Garfagnana è un pochino più dritta, seppur non bellissima, rispetto a quella che va a Volterra, cioè il collegamento Lucca-Castelnuovo Garfagnana è senz'altro più diretto del collegamento Volterra-Cecina, Volterra-Pontedera o Volterra-Campostaggia. Dottor Gasparrini, rimanga, parlato di collegamenti, rimanga in collegamento, piccola pausa pubblicitaria, torniamo dopo in collegamento altresì. Perfetto. Di nuovo l'angolo del difensore, momento di comunicazione istituzionale.
sulle attività dell'Ufficio della Difesa Civica Regionale della Regione Toscana. Dottor Gasparrini, com'è? Sempre in collegamento, il funzionario esperto in sanità, abbiamo parlato un po' del problema della sanità, responsabilità professionale in ambito medico, cittadini che ritengono di non essere stati curati bene in un intervento chirurgico, possibilità di approfondire questo grosso problema anche avvalendosi dell'Ufficio della Difesa Civica Regionale. E passiamo a un altro tema, dalla sanità, che poi ci ritorneremo nel successivo collegamento con la collega difensore civico regionale della provincia autonoma di Trento, sempre sul tema della responsabilità professionale sanitaria. Altro tema, quello della conciliazione dell'acqua, bollette dell'acqua che non sono corrette o così lo ritengono i cittadini, possono chiedere un approfondimento. C'è questa commissione mista conciliativa che insieme ad Autorità Idrica Toscana e vede insieme la collaborazione dell'Ufficio della Difesa Civica Regionale e questa Autorità Idrica Toscana. Da una parte il cittadino, nel mezzo il funzionario della Difesa Civica, dall'altra parte il funzionario del gestore dell'acqua, qui l'acquedotto del Fiora, si mettono insieme in tre, in modalità 2.0 adesso, conciliazioni via web. E si trova una soluzione, si capisce se quella bolletta va bene o non va bene nella tariffazione. Tra l'altro, ora lei, dottor Gasparrini, ma anche insieme ad altri funzionari, anche il Sì. Sì, sottoscritto, è un conciliatore. saremo conciliatori. Adesso presiediamo le commissioni regionali del servizio idrico presso i diversi gestori, peraltro con risultati diversi, molto buoni per quanto riguarda Acquedotto del Fiora. Ad Acquedotto del Fiora abbiamo quasi sempre la soddisfazione dell'utente, sempre diciamo, la soluzione del caso, un po' peggio per gli altri gestori, a volte ora tutto sarà centralizzato presso l'autorità idrica toscana, per cui noi funzionari, anche il dottor Vannini, saremo alternati nell'essere conciliatori e il meccanismo sarà centralizzato, quindi con una maggior garanzia di uniformità, perché purtroppo assistiamo appunto bene Acquedotto del Fiora, bene altri gestori invece dicono sempre di no, e quando dicono di no c'è poco da fare, siamo in conciliazione. Per cui se una delle parti non vuole conciliare è un po' un problema, insomma. Ma perché parliamo di conciliazione? Una volta parlavamo di mediatori, Sì. mediatori, conciliatori. Diciamo che nell'acqua la mediazione pura come la intendiamo in altri settori non c'è, perché il servizio idrico è regolato da un documento, una specie di contratto pubblico fra utente e gestore che si chiama Carta dei Servizi, quindi dove c'è scritto cosa può essere fatto, cosa non può essere fatto, cosa è indennizzabile, cosa non è indennizzabile. Non è che si possa uscire da quelle che sono le garanzie, cioè un'arma a doppio taglio: da una parte dà delle garanzie, ma dall'altra non si può uscire da quello. E inoltre, cioè, io se concilio con un privato, chiaramente il privato, pensiamo a un supermercato, il supermercato può decidere di dire va bene, io ti rimborso questa cifra, mi faccio anche pubblicità e ti riconcedo questo rimborso per chi tu chiedi, tanto io lo scalo fra le perdite e non ci sono problemi. Per il servizio idrico invece tutto quello che che il gestore concede all'utente chiaramente lo riversa sugli altri utenti del servizio idrico, per cui su tutta la collettività, e quindi chiaramente se ci sono i fondamenti ben venga. Per esempio il mitico caso delle perdite occulte, cosa sono? Sono delle perdite nascoste nell'impianto che io non so di avere, e un conto è se io lascio l'acqua aperta, spreco un sacco d'acqua, nell'acqua ci sono i famosi scaglioni, per cui io da 0 a 15 metri cubi pago X, via via pago sempre di più, anche per incentivare le persone a risparmiare l'acqua. Se io sono uno sprecone, chiaramente pago più acqua. Se invece sono parsimonioso pur lavandomi, chiaramente ne pago meno. Ecco, se però nel mio impianto c'è una perdita che io non avevo visto perché era sottoterra oppure in un muro e si chiama perdita occulta, allora ho diritto ad una tariffa che si chiama depenalizzata, cioè a pagare un decimo di quello che
diciamo, l'acqua, e poi, siccome quest'acqua che ho consumato non è andata nella pubblica fognatura, non ho il canone di depurazione e quindi diciamo si risparmia molto. A dirla così è molto facile, perché c'è una perdita occulta, non sempre è così facile, diciamo, definire la perdita come occulta, perché soprattutto poi in questo periodo ci sono stati casi di utenze anche commerciali in cui magari che erano chiuse a causa del lockdown. Ero tranquillo che non consumavo l'acqua, poi sono arrivato lì e ho scoperto di avere una bolletta di 2-3 mila euro e fra l'altro, se ero un'utenza commerciale, non ho nemmeno, come dire, guadagnato, per cui sono anche in difficoltà a pagare quella bolletta. Beh, Abbiamo sì, tante risolto vari casi. casistiche. Poi parliamo anche del problema che adesso tanti utenti, tanti cittadini, magari si sono dimenticati di chiudere il contatore sulle seconde case, quindi trovano Sì, delle tariffazioni ne abbiamo importanti. risolto uno proprio a Grosseto tempo fa. Qui era una seconda casa, non avevano chiuso il contatore, erano relativamente tranquilli. Invece c'è stata una perdita occulta aggravata dal fatto che con il lockdown, soltanto a maggio, queste persone si sono rese conto che c'era la perdita perché non erano state alla casa al mare. E fra l'altro erano proprio cittadini senesi, e fra l'altro appunto neppure Acquedotto del Fiora aveva mandato dei turisti, perché durante il Covid non si cercava di circolare il meno possibile, si andava soltanto a riparare i guasti urgenti, insomma. Bene, senta, in settimana, appunto, settimana, nel senso del mese precedente, abbiamo completato questa seconda fase degli sportelli decentrati. Sì. E lei c'era, abbiamo aperto lo Sì, il sportello turno. decentrato, il decimo a Livorno. E ricordo che gli sportelli decentrati dell'Ufficio della Difesa Civica, come prevede la legge regionale 9 del 2009, mi sembra, al quarto Sì. capo, rete della difesa civica locale, cioè. Sì, in realtà la legge sul difensore civico locale aveva, cioè lo sportello decentrato è un'innovazione che abbiamo portato con lei, perché purtroppo la legge sulla difesa civica locale contava tutto sui difensori civici locali e quindi parlava di rete toscana dei difensori civici, intendendo che gli sportelli decentrati li facessero i difensori civici locali. Con la chiusura dell'ultimo ufficio di difesa civica locale, quello della provincia di Pistoia, non abbiamo più sul territorio difensori civici locali e quindi si pone l'esigenza di aprire gli sportelli del difensore civico regionale. Ecco, questo per argomentare il concetto che nel 2010 ci fu una legge finanziaria che sancì l'abolizione dei difensori comunali e provinciali, proprio di queste figure, rimanendo attivo in Italia il difensore regionale, l'ufficio della difesa civica regionale. Noi abbiamo appunto ritenuto in quegli anni, abbiamo visto che la venuta meno dei difensori comunali e provinciali lasciava un vuoto, cioè molti cittadini, l'ultimo difensore, quello provinciale a Pistoia, è stato in svolgimento della funzione fino al 2015-16. E pertanto nel 2019 abbiamo deciso anche a seguito delle risoluzioni decisionali degli organi assembleari legislativi della Regione Toscana, cioè il Consiglio regionale, che ci ha dato l'invito nella risoluzione di provvedere alla ricostituzione degli Di questi sportelli. importanti sul Ma più territorio. che ricostituzione parliamo di neocostituzione, perché Sì. quegli uffici comunali e provinciali erano gestiti dai comuni, dalle province. La legge li ha aboliti. E pertanto abbiamo iniziato un percorso per fare protocolli d'intesa con le amministrazioni provinciali e le amministrazioni locali per fare degli hub, degli sportelli decentrati, cioè di permettere presso le province di avere, utilizzando il personale della provincia, l'ufficio relazioni con il pubblico, punti di ascolto, cioè il cittadino di Livorno, invece che mandare tutto alla Regione Toscana, all'Ufficio regionale della difesa, può magari trovare un impiegato, un funzionario che lo ascolta del suo problema e magari, soprattutto l'anziano signore, utente,
Questo può avere in questo impiegato della provincia di Livorno una persona che gli scannerizza le 25 bollette arretrate, non arretrate nel pagamento, ma tutte le bollette sulle quali lui ritiene che ci sia una tariffa non giusta. Se questo anziano signore non ha il computer a casa, trova un'assistenza nell'URP della provincia di Livorno e così mandano tutto a noi. Scusate. Sì, tra l'altro anche spesso ci capita che utenti, tra virgolette... Presidente, l'apertura dello sportello decentrale. Ah, ecco, mandiamo in onda il servizio. Perfetto. Di Livorno. Presidente, l'apertura dello sportello decentrato del difensore civico, un'opportunità in più per i cittadini? A dire di sì, è un'opportunità in quanto i cittadini che hanno problemi con le amministrazioni pubbliche o con gli enti che gestiscono i servizi possono passare direttamente dagli uffici della provincia all'ufficio di relazione con il pubblico per lamentarsi delle questioni e delle problematiche che non tornano, diciamo, per quello che riguarda la loro vita quotidiana. E quindi noi come provincia, scusate se parlo in maniera un po' personale, poi verranno passati tutti questi dati al difensore nazionale che poi dovrà cercare le soluzioni per risolvere queste problematiche che i cittadini hanno espresso agli uffici provinciali. Quindi anche un modo, in un momento anche particolare come questo, delle istituzioni per stare sempre più vicino alla gente. Ma direi assolutamente sì, anche perché i casi specifici sono tantissimi, soprattutto per le persone che hanno dei problemi, diciamo, digitalizzazione. Io penso agli anziani, alle persone sole, che hanno bisogno di un supporto a livello territoriale, ed ora finalmente abbiamo questo sportello. Sandro Vannini, oggi a Livorno si è aperto il 10° sportello del difensore civico, una copertura regionale abbastanza capillare. Sì, abbastanza capillare. Iniziamo nel 2019 con l'apertura di 4 sportelli, poi ne sono seguiti altri 2 subito dopo. Il 2020 è stato un anno di, ovviamente, il mondo è cambiato, c'è stata l'emergenza sanitaria. Appena abbiamo potuto ripartire, in questi primi mesi del 2021 abbiamo aperto gli altri 4 sportelli, che sono questo di Livorno. Precedenza, giorni fa abbiamo aperto quello di Prato e poi quello della Val di Chiana, Aretina e a Grosseto. Con Livorno sono 10, una copertura che è onnicomprensiva quasi di tutte le zone della regione toscana, per dare un servizio di prossimità ai cittadini che hanno bisogno di andare lì presso questo sportello, che sarà presso l'ufficio relazione del pubblico della provincia di Livorno, portare i documenti, esporre il problema, poi l'impiegato trasferirà tutto il carteggio e il problema ai nostri uffici regionali. Ecco, Vannini, quali sono le pratiche che i cittadini le presentano maggiormente? Bollette della luce, l'acqua e il gas, copertura della linea internet, bollette anche della telefonia, percorsi assistenziali ordinari, liste di attesa su questi. Una signora aspetta una mammografia da 1 anno e mezzo, per esempio. È corretto pagamento dei ticket sanitari, accertamento dell'esenzione dei ticket sanitari, liste di attesa, prenotazione vaccino online, ovviamente questo è l'ultimo tema, ma è tutta la dimensione della quotidianità. Tributi locali, e quindi non soltanto quelle delle tariffe, quindi problemi che hanno con la pubblica amministrazione e con le società di gestione dei servizi pubblici. Quindi il bollo auto, i tributi locali, quelle dei rifiuti, ma anche dell'occupazione del suolo pubblico. Quindi cittadini e anche operatori economici sono i nostri utenti prevalenti. Quindi un modo delle istituzioni per stare ancora più vicino ai cittadini. L'Ombudsman, che è il difensore civico regionale, non può essere soltanto conosciuto da chi studia giurisprudenza o dagli avvocati o da chi si occupa di tutela dei diritti fondamentali come nel sistema consumeristico. La difesa civica è cultura. Tanti paesi che ambiscono a entrare in Unione Europea, in passato si sono dovuti dotare del difensore civico nazionale. L'Italia ha i difensori regionali, non ha quello nazionale, perché l'Italia è uno dei fondatori dell'Unione Europea, ma questo per significare che questo è un organismo di garanzia gratuitamente al servizio dei cittadini. Non è un individuo il sottoscritto che in questo momento pro tempore svolge la funzione di rappresentante istituzionale di questo ufficio di difesa civica, composto da funzionari
pubblici della Regione Toscana, esperti ciascuno in un segmento della pubblica amministrazione. Io qui cerco di far conoscere questa istituzione più possibile, perché è un servizio di democrazia, è un servizio di difesa dei diritti fondamentali dei cittadini. Perché l'Italia, che è fondatrice della Comunità Europea, deve non far conoscere in maniera così capillare e come merita che noi siamo una patria della tutela dei diritti fondamentali. Il difensore civico della Toscana, tra l'altro, è stato il primo difensore regionale ad essere istituito negli anni 70 in Italia. Mannini, l'ultima battuta. Proseguirà a coprire il territorio regionale? Noi siamo a disposizione, tutto quello che facciamo lo facciamo su indicazione del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza prima e del Consiglio regionale dopo. Se gli organi regionali ritengono che si debba proseguire coprendo alcune zone, come per esempio al momento è assente il presidio su Lucca e Massa Carrara, e poi anche le tante istanze che ci arrivano dalla quarta isola italiana, che è l'isola d'Elba. Di nuovo, terza parte dell'angolo del difensore. Nella prima parte abbiamo parlato della sanità, nella seconda parte degli sportelli decentrati, anche il servizio del 10° sportello decentrato a Livorno, e ci ha raggiunti in collegamento Skype la collega della provincia autonoma di Trento, Gianna Morandi, Ombudsman. Buongiorno Gianna, ciao, buongiorno. Buongiorno, siamo... buongiorno a tutti. In questo terzetto parleremo di responsabilità professionale. Il dottor Gasparrini, funzionario, ha parlato nella prima parte e spiegato bene la responsabilità professionale. Ecco, su questo argomento anche il difensore, l'ufficio della difesa civica della provincia autonoma di Trento è interessato, appunto segue l'argomento, conosce l'argomento. Ecco, il tuo punto di vista su questa responsabilità professionale in ambito medico che i cittadini possono chiedere come elemento di approfondimento anche all'ufficio della difesa civica della provincia autonoma di Trento, magari anche in prospettiva. Bene, posso... Certo. Ok. Come abbiamo già affrontato la volta scorsa, il tema dell'attribuzione al difensore civico dei compiti di garante per il diritto alla salute è quanto mai attuale. A fronte di una legge statale che ha previsto la facoltà da parte delle regioni di attribuire al difensore civico i compiti di garante per il diritto alla salute, disciplinando la struttura organizzativa e il supporto tecnico, anche in provincia di Trento si è emerso un dibattito sul tema. Il difensore civico ha fatto alcuni studi, ha fatto un approfondimento pubblicato sul sito in modo che i consiglieri potessero avere tutti i vari ragguagli sul tema, questo studio è stato proprio pubblicato sul sito, tenendo conto anche dei contributi emersi in sede di coordinamento dei difensori civici, dei rapporti quanto mai proficui. Qui esprimo un vivo ringraziamento al dottor Vannini e al dottor Vittorio Gasparrini, che mi hanno fornito importanti ragguagli su questa figura davvero inedita, davvero peculiare, del difensore civico toscano, che ha compiti di rilievo nella definizione delle procedure risarcitorie conseguenti a malpractice sanitaria. Bene, in provincia autonoma di Trento il difensore civico svolge a pieno titolo le funzioni di garante per il diritto alla salute. I rapporti che ho con l'azienda provinciale per i servizi sanitari sono, non voglio dire quotidiani, ma sicuramente settimanali. Certo, la latitudine dei poteri non è uguale a quella del difensore civico toscano. Il difensore civico della provincia autonoma di Trento presiede la commissione misto conciliativa che è prevista dal decreto legislativo 502 del 92 ed è stata costituita come un atto organizzativo dell'azienda sanitaria ed ha compiti di definizione dei ricorsi promossi dai cittadini in materia sanitaria, escluso per l'appunto la responsabilità medica.
Quindi le questioni che vengono sottoposte in questo, dinanzi a questa commissione, non voglio dire che siano questioni bagatellari, tutt'altro, però tengono ad aspetti organizzativi, ad aspetti, non so, il caso del cittadino che non è riuscito a disdettare in tempo utile la visita medica prenotata e allora l'azienda sanitaria gli manda una sanzione, lo costringe a pagare una sanzione, lui invoca l'impossibilità per quel giorno, per varie motivazioni, di poter recarsi alla visita medica prenotata, e quindi queste sono più o meno le questioni che vengono prospettate a questa commissione misto conciliativa. Quindi esula dai compiti del difensore civico trentino definire con l'ampiezza di poteri che ha il difensore toscano le questioni conseguenti alla responsabilità medica, con possibilità del difensore civico di entrare a gamba tesa nelle procedure di definizione delle istanze risarcitorie. È chiaro che l'esperienza toscana è un'esperienza inedita, molto peculiare. Ho letto attentamente le varie regioni che si sono cimentate a dare attuazione alla legge Geli Bianco del 2017. Non vedo grandi elementi di novità, perché contengono delle enunciazioni tautologiche che sono ripetitive di principi contenuti nella legge Gelli, ma non incidono in modo innovativo su questo, su questa possibilità che ha il difensore civico di definire, di essere coinvolto a pieno titolo nella definizione delle procedure risarcitorie. Vero è che anche la provincia di Trento, sul piano normativo, nella legge provinciale 16 del 2010, cioè nella legge sulla tutela della salute, contiene un articolo interessante. È un articolo che ha istituito la Camera Conciliativa e, ancorché non faccia menzione alcuna del difensore civico, prevede che venga adottato un regolamento che dovrebbe normare la definizione della conciliazione in caso di accordo fra le parti con un atto negoziale di diritto privato. Qual è il problema? Che questo regolamento non è mai stato adottato dall'esecutivo, quindi questa previsione di legge, che ha una sua valenza, ha una portata sostanziale innovativa, rimane però priva di attuazione e non è conseguentemente operativa. Del resto, qual è perché secondo un difensore civico l'esperienza, perché secondo me l'esperienza della Regione Toscana è utile e dovrebbe essere valutata la sua trasposizione in altre regioni, ancorché non sto parlando di una trasposizione pedissequa a critica to cure, perché l'innesto di uno strumento, di un istituto che ha avuto una felice applicazione in una regione non significa che il suo innesto, la sua trasposizione to cure in un'altra realtà sortisca gli stessi effetti positivi. L'istituto va calibrato nella specifica, tenendo conto dello specifico assetto organizzativo della sanità trentina, per cui sono molto cauta nel sostenere l'innesto to cure di un'esperienza che ha avuto positiva attuazione in Toscana. Vero è che se noi andiamo a vedere l'esperienza dei vari, l'esperienza dell'istituto della difesa civica, il difensore civico si muove, va ormai cadenzando la sua attività verso delle forme innovative, delle forme di intervento di rilievo nel solco di procedure ascrivibili alle ADR, alle alternative dispute resolution, cioè quegli strumenti di tutela alternativa a quella giudiziaria. Pensiamo soltanto, e lo avete anche voi in Toscana, alla definizione dei ricorsi avverso i dinieghi di accesso agli atti. Io sto scrivendo la relazione per l'anno 2020 e ho appena finito proprio questa mattina di enucleare i principi contenuti nelle varie decisioni adottate nel 2020. Bene, il difensore civico della provincia di Trento ha adottato ben
ha definito ben 18 ricorsi. Numerose sono state le dichiarazioni di legittimità del diniego e le amministrazioni hanno tenuto conto dei calibrati rilievi del difensore civico. Quindi, quando parliamo della definizione dei ricorsi avverso i dinieghi di accesso agli atti, stiamo parlando di un superamento dell'attività del difensore civico vista com'era originariamente in un contesto puramente di moral suasion, di un contesto dissuasivo-persuasivo, per arrivare ad un affinamento di queste competenze tese ad esercitare dei poteri di rilievo. Ed è proprio che in questo ambito è da valutare la ridefinizione dei compiti del difensore civico come garante per il diritto alla salute, in un'ottica di tutela della salute di tipo sostanziale, perché la tutela del diritto alla salute implica anche che il cittadino possa disporre gratuitamente di un'assistenza qualificata sul piano della consulenza giuridica, e quindi di un ben vedo questo intervento del difensore civico nel campo delle procedure risarcitorie, ancorché in un ruolo di conciliazione, di mediazione, di terzietà attiva. Gianna, domanda, questa storia che molto spesso abbiamo parlato prima con il funzionario, i funzionari della difesa civica qua in Toscana hanno il patentino, tra virgolette, per usare un termine anche un po' più facile nel senso meno giuridico, di mediatore conciliatore, no? Cioè tutti hanno, sei funzionari dell'ufficio e anche il sottoscritto, siamo conciliatori in base appunto al codice consumeristico, no? Nelle conciliazioni sul settore consumeristico. E che differenza c'è in questo termine? A volte ci usiamo conciliatori, a volte mediatori, a volte io direi pazientatori. No, scherzo, cioè dai un po' te la definizione, che differenza c'è tra conciliatori e mediatori, visto che ha usato entrambi i termini? Allora, il difensore civico per definizione esercita funzioni di conciliazione, tutta la sua attività si svolge in un contesto di conciliazione, di mediazione, di terzietà attiva. È chiaro che, se ho ben capito, nel vostro contesto organizzativo queste funzioni sono giuridicamente hanno un fondamento maggiore, perché voi siete abilitati, se ho ben capito, a definire, a sottoscrivere gli atti di transazione, gli atti definitori delle controversie. Penso che sia in questa accezione. Comunque è un'accezione. Noi abbiamo fatto questo corso, due corsi anzi, per mediazione, uno specifico per il servizio idrico e uno proprio molti funzionari hanno fatto per diventare mediatori civili e commerciali, e questa è altra cosa. Sulla sanità noi abbiamo una delibera che ci dice che nella fase cosiddetta di gestione diretta, cioè quando l'azienda, prima di andare nella conciliazione vera e propria, quella civile e commerciale o nel contenzioso, prova a risolvere il problema facendo un'offerta al cittadino, noi possiamo favorire l'accordo fra le parti. In realtà in quella fase noi non abbiamo una funzione definita, se non una funzione di garanzia. Cioè, quando c'è l'avvocato, l'azienda dice: io ti offro 50, prendere o lasciare, fatti consigliare dal tuo avvocato. Quando ci siamo noi, dico: no, scusa, spiegami come sei arrivato a fare 50, questo c'ha questo dubbio, ora con le ultime due consulenze che abbiamo attivato con Pisa e con Siena ci danno anche un parere sul quantum. Prima ci davano, cioè su quanto doveva essere il risarcimento, prima ci davano soltanto un'indicazione sull'opportunità di chiederlo, e quindi era più difficile il nostro compito, però appunto diciamo abbiamo questa fase qui.
Questa fase qui è una fase residuale, diciamo che il grosso dell'attività del difensore civico sul tecnico professionale, lo dico anche per i numerosi medici magari che stanno all'ascolto, dice ce l'ha con noi, o gli infermieri, spesso il nostro intervento, anche se sembra che, tra virgolette, per usare un termine colloquiale, rompiamo le scatole all'azienda sanitaria, a quel medico, spesso, tra virgolette, lo salviamo da un'azione civile risarcitoria, perché se io spiego al cittadino che quel medico non ha sbagliato, quell'infermiere non ha sbagliato, gli dico guardi, lei poi vada dove vuole, ma il professor Gabrielli che avete incontrato qui o la professoressa Turillazzi che abbiamo incontrato virtualmente su Canale 3 hanno detto questo, e loro sono il direttore della scuola di medicina legale dell'azienda ospedaliera senese dell'Università di Siena e dell'Università di Pisa. Se lo dicono loro, prima di fare una causa, ci pensi. Quindi, prima cosa, condivido moltissimo quello che ha detto Gianna, cioè la mission. Quindi è vero che sono importanti anche esatto. i percorsi. Ecco, dottor Gasparrini, stiamo andando verso la chiusura, ho dei tempi ristretti. Ecco, eravamo partiti, grazie Gianna. Ecco, conciliatori, mediatori, attività di pre-contenzioso sulla sanità, sì. Cioè prevenire un appesantimento giudiziale, questa extragiudizialità, alternative dispute resolution, questo ADR, che deriva appunto dall'attività di questi organismi di mediazione, come nell'acqua abbiamo quell'organismo di mediazione con l'autorità idrica toscana e in quel caso il funzionario fa proprio un'attività di conciliazione. Ecco, io credo di passare a ringraziamenti. Mi fa piacere la testimonianza di Gianna Morandi, esperta giurista che apprezza e approfondisce l'attività di conciliazione che deriva appunto da questo tema della responsabilità professionale, il fatto che la provincia autonoma di Trento, tramite lei e i suoi uffici e con la sua professionalità, attenzioni e approfondisca l'attività dell'ufficio della difesa civica toscana, è per noi momento e occasione di apprezzamento e di stima che ricambiamo anche in questa occasione. E quindi Gianna ti ringraziamo a nome anche del funzionario Gasparrini per il fatto che hai appunto richiesto i dati e i tuoi uffici stanno approfondendo la nostra attività in questa maniera. È anche un modo per valorizzare la nostra attività di tutti questi anni. Quindi il tuo osservatorio è importante perché è come la certificazione di una qualità che noi tentiamo di soddisfare. La ISO di Trento. Sì, la ISO 9002, ecco. Grazie Gianna, io ti saluto. Grazie. Grazie. Ti ringrazio e ringrazio il dottor Gasparrini che grazie spesso a voi, grazie a Canale 3 e grazie a chi ci ascolta che il venerdì mi fa questa attività di conduzione. Grazie a Canale 3 per questo spazio di comunicazione, ripeto, istituzionale, termine doverosamente da mettere in evidenza in termini di correttezza dell'attività che svolgiamo, che è quella di informare sui servizi gratuiti degli uffici della difesa civica della Toscana e anche degli altri uffici regionali di difesa civica. Grazie, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie.